Ci siamo, buongiorno a tutti, grazie. Mi associo ai ringraziamenti del Presidente e inizio brevemente a illustrare un lavoro molto complesso che ha avuto, su cui hanno, attraverso cui diciamo, la struttura ha raccolto dati importanti anche da altri rapporti, ovviamente, che come ricordava prima il Presidente sono stati assolutamente presentati. È un lavoro che si affina sempre di più anno per anno e che, come si ricordava, riguarda un tema importantissimo, che è un tema che è stato attenzionato da anni anche da parte dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, costituisce appunto un item di grandissima importanza, anche perché, come veniva ricordato, il 72% circa della popolazione europea vive all'interno dei centri urbani e l'Italia sta più o meno all'interno di questa media, quindi non c'è dubbio che tutto ciò che influisce sulla qualità della vita all'interno dei contesti urbani ha a che fare con tutta una serie di questioni legate all'ambiente. Ora, vediamo innanzitutto il contesto, se va avanti. È verde, quindi il verde, eccolo qua, ecco qua. Questi sono più o meno i numeri del 14° rapporto. Vedete che c'è, di fatto sono 109 capoluoghi di provincia, 7 nuovi comuni rispetto all'edizione, allora è complicato, però rispetto all'edizione del 2017, sono 120 comuni in totale con 14 aree metropolitane. Sono stati considerati tutta una serie di fattori sociali ed economici che sono indicati, che poi ritroveremo discutendoli e facendo un focus uno per uno, che vanno dal tema appunto, ci sono alcune indicazioni di carattere squisitamente demografico, che poi nel rapporto sono approfonditi ulteriormente anche attraverso indicatori di carattere economico, e poi si va anche ovviamente a indicatori che sono, e dati che sono più squisitamente di natura ambientale. Questo, ecco, è una chiave di lettura dei dati, ne abbiamo discusso, chiaramente le chiavi di lettura possono essere molto diverse. Abbiamo cercato, e io condivido moltissimo questa impostazione, di contestualizzare all'interno di tre di fatto macro temi, che sono questi, che io credo siano, adesso li abbiamo chiamati macro temi, si potrebbero chiamare in tanti modi, ma io credo saranno i filoni all'interno dei quali si svilupperanno tutte le politiche, non solo ambientali, ma anche in un qualche modo economiche del futuro. Il tema importantissimo dei cambiamenti climatici, siamo qualche giorno dopo un'importantissima COP, che è quella che si è svolta in Polonia, che quella lettura diciamo è molto controversa, c'è chi dice che è stato un passo avanti, c'è chi dice che invece, come sempre quando ci sono questi grandi contesti internazionali, non si riesce invece a raggiungere quegli obiettivi che il IPCC ci indica. Vedete, i temi sono quelli del rapporto, e quindi cambiamenti climatici, il tema dell'economia circolare, anche qui siamo pienamente in pieno recepimento delle direttive, del cosiddetto Waste Package, che dovrebbe sostanzialmente rivoluzionare anche, si pensa, le modalità, o in gran parte delle modalità di produzione, o comunque del concetto anche di recupero di materia per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, così come c'è un altro tema che sempre di più riguarda i cittadini, ovviamente, di cui noi non possiamo non farci carico, è il tema cosiddetto ambiente salute, che stiamo tra l'altro anche affrontando. La tipologia di indicatori sono divise nel classico modello determinanti, pressioni, stati, impatti e risposte, e quindi insomma questa è l'impostazione. Questi sono alcuni dati, ripeto, gioco forza, devo
fare dei flash, perché i temi poi verranno sviscerati e commentati successivamente, però vedete come per quanto riguarda il tema della densità della popolazione abbiamo indicazioni che ci vengono fondamentalmente dall'Istat, che ci indicano appunto quali sono le aree metropolitane in questo caso che hanno un'elevata densità di popolazione, così come ci indicano come alcune città, soprattutto qui si fa riferimento a Enna, la densità sia molto bassa. Ci sono anche alcuni indicatori nei determinanti, sono dati questi di Union Camere, che riguardano la ripresa, il tasso di crescita delle imprese, dove vengono indicate tutta una serie, in questo caso, di province che hanno avuto una crescita. È importante vedere, ci sono anche delle città, delle province che sono sempre state, diciamo, in situazioni di crisi, come invece abbiano in un qualche modo recuperato, a differenza di altre che invece non riescono ad avere lo stesso tipo di tasso di sviluppo. Ecco, entriamo qui, come dicevo prima, il macro tema al di sotto di cui si discutono questi indicatori è ambiente e salute, ma potrebbe essere, soprattutto in questo caso, parliamo di rischio idrogeologico, il cambiamento climatico, non c'è dubbio che sia un tema che ha a che fare moltissimo anche con questo fenomeno. Su questo avevamo già presentato come ISPRA, come sistema, tutta una serie di dati, soprattutto quando abbiamo parlato nel secondo caso della popolazione esposta a frane. Vedete come nella popolazione esposta, no, chiedo scusa, qua, ecco, sì, come nella popolazione esposta a frane ci siano migliaia di residenti che si trovano in un grado di esposizione assolutamente medio-elevata ed elevatissima. Tra i 120 comuni ci sono Napoli e Genova, così come Catanzaro, Chieti, Massa, Palermo e Andria, ci sono oltre 5.000 residenti in area pericolosità elevata da frana. Se si guarda invece l'altro indicatore della popolazione esposta ad alluvioni, in questo caso diverse città sono indicate della pianura padana a rischio diciamo medio e a rischio elevato. Non vi sfugge che più è rosso e più il pallino è grande, qui c'è una leggenda che si legge male, però più queste città sono esposte al rischio di alluvioni. Passiamo al tema delle qualità delle acque, su questo ci sarebbe da fare una lunghissima discussione, perché come indicatore è stata presa la classificazione delle acque di balneazione, così come viene recepita per norma e viene pubblicata e viene raccolta dall'Istituto Superiore di Sanità, e quindi non ci si deve meravigliare che i dati della classificazione delle acque di balneazione, che in questo caso sono molto buoni, anzi 45 hanno il 100% di acqua in stato eccellente o buono e 36 hanno il 75%, tra il 75 e il 99% delle acque in stato eccellente e buono, è un dato che uno dice ma come, ma se Legambiente ha appena fatto un lavoro e ha detto che invece c'è un tipo di qualità scarso delle acque, i criteri e i parametri con cui vengono fatti quei prelievi sono assolutamente differenti rispetto a questi, nel senso che anche le finalità sono estremamente differenti, quindi non vi sfugge, queste sono finalità prelievi e campioni che vengono fatti così come richiede la norma. Legambiente fa un altro mestiere, tende no, a in un qualche modo a sottolineare quelle che possono essere delle criticità, e quindi il tipo di prelievi di campionamento viene fatto in maniera assolutamente diversa. Questo i motivi del fatto che i dati insomma sembrerebbero teoricamente non collimare. Il tema dei pesticidi nelle acque superficiali ci ha visto come sistema in una discussione molto, molto accesa e molto importante, che ci consentirà anche, credo, di attivare una reportistica più completa. Ecco, questo è un dato che va letto per quelle che sono
posso dire, i numeri che si hanno, nel senso che per quanto riguarda i punti di monitoraggio sono assolutamente aumentati negli ultimi anni. L'efficacia anche con cui si cercano i principi attivi è sicuramente migliorata, ma non c'è dubbio che esiste, cioè il rischio è che nella lettura, vedete, ci siano i pallini rossi in alcune parti, in alcune città, a parte che come sapete i pesticidi sono di natura fondamentalmente agricola e qui parliamo di città urbane, però di contesti urbani, però si vede un fenomeno che è quello per cui, vedete, nelle zone del nord la presenza di pesticidi in certe quantità è stata rilevata. Ora uno direbbe bene, vuol dire che dalle altre parti tutto va bene, in realtà non è proprio così, perché dalle altre parti in molti casi non vengono ricercati, quindi è un tipico effetto quando si racconta qualcosa, che se uno non cerca quello che deve cercare sembra che tutto vada bene, in realtà questo non è, e il rischio è che vengano penalizzati quelli invece più virtuosi, perché vanno a ricercare quello che devono cercare. Questo va sempre ricordato. Ecco, il tema della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico, che credo sia uno dei temi anche più dibattuto e che più preoccupa le persone che vivono all'interno delle nostre città, soprattutto in alcune aree del paese, compreso quelle da cui io provengo, che è l'area fondamentalmente della pianura padana, che vede nonostante dai dati abbiamo per la prima volta visto i trend degli ultimi anni, sia per quanto riguarda il biossido di azoto che le polveri, ci sia un calo, in realtà questo calo non è tale da far rientrare i parametri all'interno di quelli che sono i limiti di legge. Quindi siamo anche nel 2018, abbiamo i dati recenti, comunque in una situazione, non credo che cambieranno da qui a Natale più di tanto, di grandissima criticità con superamenti elevati rispetto soprattutto sia per quanto riguarda il PM10, soprattutto il PM10, che è un indicatore molto importante, anche perché è correlato con il tema della salute, di non poco, ripeto, le zone, come vedete, più critiche, se prendiamo il PM10, sono ovviamente, sono purtroppo le aree della pianura padana per tanti motivi. Adesso ci sono stati vari tentativi, protocolli, attività, però il dato ci dice che comunque le condizioni meteoclimatiche legate a un'attività antropica molto forte che viene svolta in pianura padana, perché ricordo che c'è quasi il 50% delle attività produttive che sono lì dentro, non c'è dubbio che ci regalano purtroppo una qualità dell'aria che non è una qualità buona. Si è scelto un altro indicatore, che è il benzoapirene, vedete questo qui, che è legato anche questo al traffico, ma non solo, dove ci sono ad esempio importanti complessi industriali, si possono trovare concentrazioni di questo inquinante particolarmente pericoloso per la salute. Qui non si tratta di un limite, ma si tratta di un valore obiettivo, che è appunto un nanogrammo per metro cubo, e vedete che ci sono delle situazioni in cui questo valore obiettivo, sempre puntini rossi, non è stato, non viene assolutamente raggiunto. Ripeto, poi avrete occasione, non vi posso soffermare più di tanto su ogni questione, ma avrete occasione insomma di approfondire eventuali indicatori che abbiano un particolare interesse. Comunque insomma i dati sono qua, ci sono stati dei superamenti del benzapirene anche in posti ad esempio Frosinone e Terni c'è un importante complesso, una complessa acciaieria, quindi insomma probabilmente qualche elemento conoscitivo che ci può indurre a prendere iniziative c'è. Ecco, abbiamo anche riportato un paio di indicatori sull'inquinamento indoor, perché vivendo in ambiente urbano non sfugge a nessuno che poi la gente in buona parte vive all'interno di ambienti chiusi. Con due indicatori, uno i casi di sviluppo di legionella, vedete dove ci sono stati nel 2017-2014 casi notificati
e dove questa fenomenologia, diciamo, ha avuto un maggior caso, maggior numero di casi notificati nel nord. Anche qui io ritengo probabilmente perché c'è un sistema sanitario anche molto capillare che riesce in un qualche modo a conoscere il fenomeno. Poi c'è un'altra questione che è l'esposizione al gas radon. Tra l'altro è stata fatta un'esperienza molto significativa e credo importante in Friuli Venezia Giulia attraverso un coinvolgimento dei cittadini, proprio recentemente attraverso una procedura cosiddetta di citizen science, e coinvolgendo i cittadini si è fatta insomma un'analisi molto dettagliata sul rischio di esposizione a questo gas che, come è noto, è un gas molto, molto pericoloso. Parco veicolare inquinamento acustico, ripeto, poi qui si potevano trovare anche altri tipi di indicatori, però abbiamo scelto questo tema del parco veicolare, tra l'altro abbastanza attuale, perché sapete che proprio ieri, cioè, si sta discutendo questa questione dell'ecobonus in questi giorni, in questa legge di stabilità, perché l'attenzione è rivolta soprattutto a favorire quelle vetture che producono meno CO2 di fatto, anche perché gli obiettivi che ci si è dati in questo caso anche qua a Katowice sono obiettivi molto molto sfidanti. Qui ci sono i dati, ci sono ancora c'è una presenza ancora secondo me abbastanza significativa di cosiddetti Euro 0 fino a Euro 2 che devono essere assolutamente sostituiti, però anche qui vedete che probabilmente anche con l'uso degli incentivi ci sono realtà che, non so, 320 comuni, Andria, Barletta, Marsala, Giuliano, hanno avuto un aumento più consistente di auto Euro 4 o superiori, quindi vuol dire che comunque sia qualcosa funziona. Per quanto riguarda invece il tema dell'acustica, che è sempre considerato, come posso dire, un impatto minore, sembra essere considerato, in realtà chi vive nelle città è fortemente esposto al rumore, tra l'altro credo che ancora oggi, per quello che riguarda gli esposti, a parte gli odori, credo che quello dei rumori continui ad essere un trend sicuramente non in calo, perché sono quegli elementi che creano particolari disturbi nella qualità della vita. E quindi qui ci sono alcuni dati, ci sono sicuramente dei dati positivi per quanto riguarda, leggevo il rapporto, i piani, le zonizzazioni, e invece non ci sono dei dati assolutamente confortanti per quanto riguarda i piani invece di risanamento acustico. Su questo siamo ancora estremamente indietro, i dati danno delle percentuali molto bassi. Qui sono indicati alcuni superamenti dei limiti normativi. Andando sempre avanti, anche qua sono stati introdotti questi indicatori per quanto riguarda in questo caso il tema dei cambiamenti climatici, facendo un focus sul tema delle temperature estreme, quindi sia le anomalie delle temperature massime in estate rispetto al periodo 1971-2000, che sono quasi tutte in crescita, meno Palermo, e d'altro canto si è introdotto questo dall'altra parte, diciamo di là, alla mia sinistra, qui, si è introdotto il trend delle notti tropicali, ci sono dei riferimenti, mi sembra che questo sia, ci guardavo ieri, temperature minime sotto i 20 gradi, se non sbaglio, no, sopra i 20 gradi, e quindi anche questo è un dato assolutamente in aumento, c'è un trend assolutamente in aumento, sono indicati anche quelle città dove questo trend è stato particolarmente significativo, abbiamo visto che quest'anno, partendo dal 1960, è di fatto l'anno sembra il più caldo in assoluto, questo anche per rispondere a quelli che continuano a dire che il cambiamento climatico è un tema che riguarderà le generazioni future, in realtà ci siamo dentro fino al collo, per cui è necessario diciamo rendersi conto come questa situazione ci debba sempre di più in un qualche modo
far impegnare per cercare di contrastare non solo tramite la mitigazione ma anche tramite tutta una serie di attività legate all'adattamento climatico, perché soprattutto all'interno delle città, perché le città e le regioni sono poi quelli che attraverso opere più o meno grandi, piccole o grandi, possono intervenire in un qualche modo per rendere il luogo più resiliente a queste situazioni che invece diventano sempre di più estreme, sia per quanto riguarda il tema diciamo del regime pluviometrico, sia per quanto riguarda il tema delle isole di calore. Poi abbiamo avuto degli anni dove il tema delle temperature molto elevate, come si ricorda, ha causato anche tantissimi problemi alla salute delle persone. Quindi il tema dei cambiamenti climatici è un tema veramente molto molto importante all'interno dei contesti urbani. Qualche cosa sul il verde pubblico e perdita aree agricole, naturali e seminaturali. Allora, la percentuale di verde pubblico sulla superficie comunale, vedete 84 dei comuni hanno meno del 4% di verde pubblico rispetto alla superficie comunale, quindi vuol dire che anche su questo, insomma, occorre un occhio di riguardo. Noi abbiamo visto che il trend dai report sul consumo del suolo continua nonostante le regolamentazioni, nonostante tutti i warning, nonostante tentativi di fare delle norme, nonostante vedremo mai se si riuscirà a fare una legge nazionale di cui si discute da un mucchio di tempo, il dato reale è che questo trend non si ferma. Così come abbiamo attraverso i dati satellitari, recentemente sono stati pubblicati questi dati sulla trasformazione, no, del paesaggio, e sono stati raccolti in maniera molto puntuale all'interno del report quelli che sono all'interno dei contesti urbani, appunto, le situazioni. Quindi vedete 397 ettari di superficie agricola con copertura erbacea e persa, tra i 120 comuni Vercelli, Verona, Venezia e Roma hanno perso tra i 35 e i 45 ettari di infrastrutture verde, 82 comuni hanno perso meno di 5 ettari, e poi ci sono alcune situazioni, Alessandria, Potenza e Enna, che invece non registrano perdite. Però non c'è dubbio, insomma, che queste trasformazioni territoriali, ripeto, la pressione che c'è in continuazione nei contesti urbani, in assenza davvero di una regolamentazione forse un pochino più severa, non riescono a fermare un trend in continuo sviluppo, che è quello del consumo del suolo. Aree naturali protette, alberi monumentali, ecco, questo era un dato che non mi aspettavo, è di grande interesse a mio parere, cioè il fatto che in 14 città hanno oltre il 30% del territorio incluso in aree naturali protette. Così come sul numero di alberi monumentali, io credo che, qui il dato viene raccolto in base alla legge del 2010, se non sbaglio. Sono convinto, anche per esperienza diretta, perché nella mia vita ho fatto l'assessore comunale e solo nel mio comune ne avevamo censiti diverse decine, sono convinto che gli alberi monumentali siano molti di più in questo paese. Però diciamo che questo è il dato che emerge seguendo pedissequamente quello che è il disposto legislativo. Consumo di suolo e forme di urbanizzazione. Un dato che ho ricordato prima, vedete che la superficie di suolo consumato tra i 120 comuni, Roma è il valore più elevato con 31.000 ettari quasi, poi Milano, Torino, Napoli. Ecco, qui ci tengo a dirle, perché è una discussione che ogni volta viene fatta in certi contesti. Il consumo di suolo viene analizzato, cioè viene fotografato, cioè non è che nei rapporti si arriva a determinare qual è la disposizione amministrativa o normativa che ha consentito quel consumo di suolo. Magari è stato un piano urbanistico di 15-20 anni fa, che però non è mai partito, quindi perché spesso nella discussione e interlocuzione ci sono con i sindaci nuovi, dicono: ma quelli avete fatto vedere una roba, ma non è colpa mia perché è stato quello di 20 anni fa che ha fatto il piano. Ma l'obiettivo del rapporto non è quello di dire chi ha fatto o non ha fatto, l'obiettivo del rapporto è di capire la perdita di funzione ecosistemica, diciamo, di un suolo nel momento in cui viene di fatto cementificato o sottratto a quelle che sono le sue prerogative naturali. Andando sempre velocemente avanti, ho quasi finito,
qualche dato sul tema trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Non c'è dubbio che sul trasporto pubblico più o meno questo trend non certamente esaltante si continua a manifestare. Il trasporto pubblico è un trasporto che non decolla. Anche qui ci sarebbe da discutere tantissimo. Anche a livello il Ministero ha messo in campo un progetto, per cui credo ne parlerà anche Grimaldi, sul tema della mobilità sostenibile, per cercare di favorire sempre di più un tipo di mobilità alternativa a quella dell'uso dell'automobile, che comprende anche il trasporto pubblico locale, però insomma vediamo che il dato al momento non è assolutamente confortante. È molto più confortante quello del cosiddetto la cosiddetta sharing mobility, che riguarda sia l'utilizzo dell'auto in condivisione, ma c'è uno sviluppo notevole anche del bike sharing, con l'utilizzo soprattutto nelle grandi città della possibilità di utilizzare questo sistema per la mobilità. Questo ecco, è importante, credo che sia un dato da cogliere in maniera assolutamente positiva. Rifiuti urbani e raccolta differenziata, tema diciamo che sta sotto il titolo dell'economia circolare, per quanto mi permetto di dire oggi siamo ancora alle prese con il tema della chiusura del ciclo dei rifiuti, e non c'è dubbio che anche qua, vedete, ci sono dei dati sia per quanto riguarda la produzione dei rifiuti per abitante, un dato che anche questo va sempre letto in tanti modi, perché ci sono realtà che assimilano molti rifiuti speciali ai cosiddetti urbani, quindi ci sono rifiuti delle attività artigianali che in alcuni contesti attraverso dei regolamenti di igiene urbana, perché si lavora ancora attraverso i regolamenti di igiene urbana, perché non è mai stato emanato un decreto attuativo delle norme ancora nel 1997 della legge Ronchi, ci sono regioni che assimilano molto di più, Toscana ed Emilia, se uno va a vedere la produzione di chili per abitante, viene fuori una quantità assolutamente al di sopra di quella che è la media europea, ma perché assimilano tantissimo. Ad esempio il Veneto, che è una regione che non assimila quasi nulla, ha una produzione pro capite di rifiuto urbano per abitante molto molto più bassa, perché gran parte di quel rifiuto diciamo da assimilare è invece dato al libero mercato, per cui le letture vanno sempre interpretate, il dato va sempre interpretato per quello che è, però ci sono dei dati positivi, l'avevamo anche messo in risalto nella presentazione del rapporto sui rifiuti urbani per quanto riguarda il tema della raccolta differenziata, poi ci sono invece altre situazioni che però su cui non mi soffermo perché ne abbiamo discusso, che riguardano dove poi il mercato del materiale della raccolta differenziata, specialmente legato a tutto il tema dell'end of waste, così come il residuo che rimane dalla raccolta differenziata, che necessariamente da qualche parte deve essere trattato e gestito. Comunque qui ci sono dei dati che indicano i comuni molto virtuosi, vedete che ci sono, questi sono dati del 2017, che indicano che ci sono ormai comuni che arrivano quasi sopra l'80% di raccolta differenziata, sono anche comuni abbastanza grandini. Credo che il dato del prossimo anno sarà ancora più interessante da questo punto di vista, perché so che ci sono numerosi comuni capoluogo che sono partiti con dei sistemi di raccolta porta a porta o misto che, guardate, riescono ad arrivare oltre l'80%. Quindi non c'è dubbio che sempre di più si spingerà in quella direzione, ma come sempre diciamo, anche quel tipo di processo ha necessità di avere un'impiantistica assolutamente dedicata, perché si tratta sempre di processi industriali. Credo che questa sia quasi l'ultima, sì, se non l'ultima, l'ultima. Il tema delle certificazioni EMAS e Ecolabel è una registrazione, diciamo che è un pacchetto di registrazioni che ha avuto uno sviluppo notevole in alcuni anni, ci sono anche autorità pubbliche che si sono certificate, però negli ultimi anni non c'è stato un incremento, probabilmente perché non se ne riscontrano forse così tanto i benefici, e quindi io credo invece che sarebbe opportuno un po' rivedere, perché invece penso che le certificazioni, soprattutto quella EMAS, ma anche Ecolabel, quelle che sono insomma di stampo europeo, sono importantissime, ma hanno necessità, a mio parere, di essere un attimino rilanciate, perché, ripeto, se poi
un'attività produttiva in questo caso, ma anche un comune, pensate anche un comune che magari si vuole avventurare in una certificazione, lo sforzo è notevolissimo, quindi o ci sono dei benefici tali che in un qualche modo spingono ad andare in quella direzione, o se no rischia uno strumento che io ritengo interessantissimo rischia di essere vanificato. Quindi qui ci sono diversi dati, vedete che la parte del Leone la fa Unicredit perché ha registrato di fatto tutti gli sportelli, quindi, però insomma credo ci sia assolutamente la necessità di ripensare. Banca dati GERS è una banca dati che noi abbiamo qui in Ispra, che raccoglie quello che sono le buone pratiche a livello urbano. Io sono molto legato a questa banca dati perché in realtà fu data, era una banca dati nata tra Legambiente e il Comune di Ferrara, di cui io facevo l'assessore, che poi nella storia, quando abbiamo capito che non aveva nessun senso che un comune gestisse una banca dati per le buone pratiche urbane a livello nazionale, giustamente abbiamo di fatto passato il testimone, poi è stata ovviamente sviluppata, è stata rimpolpata di esperienze molto importanti e oggi comunque costituisce uno strumento di grandissimo interesse. Ecco, io ho finito, poi qui l'ha già detto il Presidente, questo sarà le modalità, anche questo è un lavorone, mi diceva la responsabile, per avere insomma la possibilità di avere questi migliaia di dati a disposizione per poter insomma utilizzarli poi come meglio si crede. Bene, io vi ringrazio, scusate la velocità, ma le questioni erano tantissime e ringrazio di nuovo chi ha lavorato su questo importante rapporto. Grazie.